se vengono da paesi arabi hanno per lo più un permesso di lavoro, tranne chi è venuto qui dopo la primavera araba, ed invece poi la maggior parte dei subsahariani hanno dei permessi di tipo sussidiario, umanitario, di protezione comunque in generale, di richiedenti. Quindi c'è una quota rilevante comunque di titolari di permessi per protezione? Sì, sì. C'è una quota rilevante. Qui sia l'anno scorso nel ghetto che qui per tutto il periodo della nostra permanenza, che anche dopo, in collaborazione con il Consiglio Italiano per i Rifugiati, abbiamo svolto un lavoro, diciamo, di sostegno e di completa prossimità verso tutti. E quindi per tutte le questioni di carattere legale, non dico tutti, ma quasi le persone che sono state qui e anche che sono venute da fuori e vengono da fuori anche per servirsi, diciamo, di questo strumento legale, perché probabilmente fra le legali che seguono questa dinamica, la più brava a livello almeno provinciale collabora, insomma, con noi e fa parte del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Lo staff è composto anche da mediatrici e da una psicoterapeuta. Quindi il lavoro che abbiamo fatto nel tempo è stato sia di carattere legale ma anche di sostegno psicologico. C'è una figura mediale che si occupa di tutto questo e l'unica cosa che fa questa figura con il datore è prendersi i soldi per darli a chi ha lavorato, ovviamente trattenendo delle quote. Sappiamo come fa il sistema di intermediazione, quindi trattenere delle quote e il trasporto sono delle quote fisse che il sistema padronale datoriale assicura a questa parte che viene definita intermediazione illegale. Però è un'agenzia indispensabile, certo, quella sia ai datori che alle unità lavorative, per le une per poter trovare un po' di lavoro, le altre per trovare la manodopera indispensabile per riuscire a raccogliere quello che è stato in qualche modo prodotto. Pian piano abbiamo sempre di più migliorato anche nella capacità di portare un po' di reddito. All'inizio, nei primi anni, sono stati pagati solamente chi ha lavorato in campagna. Dall'anno scorso abbiamo retribuito anche chi ha fatto un immane lavoro che c'è dietro a quello, cioè non c'è solo la raccolta in sé per sé, c'è la vendita, c'è il lavoro di tipo comunicativo, il lavoro di tipo finanziario, c'è insomma un casino di ambiti da curare. E ovviamente poi farlo da soli, senza nessun sostegno né di tipo finanziario, insomma, non è semplice, quindi soprattutto poi ci manca molta formazione. E quindi la facciamo gradualmente sul campo e cercando sempre di migliorare. Noi l'anno scorso siamo riusciti a retribuire quasi 11.000 euro di lavoro in campagna, più o meno quasi 10.000 euro di lavoro per chi ha fatto altro, diciamo, per garantire, insomma, che queste bottiglie possano anche poi, no, essere in qualche modo distribuite in questa maniera diversa, che è molto difficile, comunque non è semplice, perché è una volontà esplicita di aprire un altro mercato che in qualche maniera va a cozzare con l'economia di mercato e soprattutto con il sistema della logistica attuale che c'è della grande distribuzione. Noi abbiamo lanciato il progetto Net Zanet, che in tigrigno significa libertà, insieme a un crowdfunding. Abbiamo deciso di lanciare il crowdfunding perché era la forma che ci poteva permettere, da un lato, di raccogliere dei fondi per sostenere le prime spese, ma anche per iniziare a diffondere attraverso un appello tutto ciò che facevamo. Iniziamo a conoscere altre realtà che sono Diritti a Sud di Nardò e Fuori dal Ghetto di Venosa, col quale poi nel 2015 abbiamo lanciato insieme
un ulteriore crowdfunding. Abbiamo iniziato a porre l'accento nei confronti non solo del caporalato, ma anche della grande distribuzione organizzata. Nel 2016 abbiamo conosciuto Subari, Masseria dei Monelli e Ortocircuito, quindi abbiamo un po' più, possiamo dire, strutturato l'attività di Frutta Zero qui a Bari. Da dove nasce, diciamo, la conoscenza, il saper fare queste cose? Cioè, come vi siete, diciamo, formati? Le conoscenze, i saperi? No. Noi come Solidaria veniamo da un percorso prettamente urbano, sia come attivisti, come militanti, ma io credo anche come proprio prospettiva anche di vita lavorativa. Noi ci siamo ritrovati a fare la salsa perché abbiamo incontrato dei migranti che andavano a lavorare a 2 euro all'ora, tornavano sfiniti. La passata c'è l'imbottiglia e poi c'è la pastorizzazione. E questo sono e poi domani mattina, vabbè, devono bollire per un'oretta. Noi domani mattina tiriamo fuori dall'acqua i vasetti e poi domani mattina carichiamo e portiamo a Bari, dove abbiamo un magazzino all'interno di uno spazio sociale che autogestiamo. E questa è stata un'esperienza non soltanto formativa, ma anche dal punto di vista personale importante, perché ci ha messo in contatto con uno spaccato di mondo, con una realtà che purtroppo non viene soltanto raccontato male da giornalisti o da poche immagini sul telegiornale. Abbiamo avuto la fortuna, la possibilità di parlare con delle associazioni del posto che attivamente tutti i giorni, non soltanto in maniera sporadica o di facciata, si lottano e spendono il loro tempo e le loro energie per cercare di bloccare questa piaga sociale del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori, e soprattutto abbiamo avuto la possibilità di confrontarci anche con gli stessi lavoratori sfruttati ed ex sfruttati. Grazie al percorso della linea della professoressa Rigo, tutti noi abbiamo la possibilità, almeno una volta a settimana, di affrontare quello che è poi il diritto vivo, cioè cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze delle persone che si presentano il giovedì al Tommaseo, al nostro sportello, e analizzare il caso in maniera pratica, in maniera concreta, che non è soltanto un diritto che viene dai libri, così abbastanza vago o astratto, ma grazie anche al sostegno degli avvocati che fanno parte della clinica e di dottorandi, riusciamo a dare una mano concreta, una risposta positiva a quello che è poi un problema che ci viene posto e che noi riusciamo a risolvere, diciamo, anche con una lotta percentuale di successo. Una volta entrato in un meccanismo del genere, poi ci si sente quasi in dovere non soltanto con se stessi, ma anche con la gente che ti dà una mano, che poi è una mano che può far cambiare di tanto la vita delle persone, tutte le persone che non sono informate o pensavano comunque di trovare un muro di fronte alle richieste. È un impegno al di là ovviamente dell'orario di sportello, è un impegno che ovviamente ti prende anche la vita di tutti i giorni, per qualsiasi pratica infatti. Noi ci occupiamo sicuramente di orientamento, poi siamo aiutati da avvocati. Per orientamento si intende sia dare informazioni di base, aiutare quindi il migrante per una qualsiasi problematica, sia magari se si vuole accompagnare, accompagnarlo o scrivere ricorso. Infatti quello che poi ti lascia lo sportello, lo sportello in particolar modo, è proprio la soddisfazione di riuscire, quando ci riesce, o comunque provare fino all'ultimo a risolvere situazioni che poi fondamentalmente sono la vita di una persona che ne ha assolutamente bisogno, perché tu lì sei il suo orientamento.